Yeah. Buonasera a tutti quanti, siamo al martedì, siamo di martedì 6 ottobre, sono le 18.06, noi siamo in diretta e parte la nostra puntata settimanale di Humanity. Buonasera Marco, come buonasera, va? Buonasera, bene. Tutto bene? Siamo presi benissimo. Bene, ma questa sera siamo sfavillanti, molto bene. Vabbè che le presenze in studio ci tengono vigili. Giusto. Questa sera abbiamo tanti ospiti, quindi iniziamo subito, prima di tutto... lo si sa, Humanity va in onda tutti i martedì alle 18, dalle 18 alle 19, parla di umanità, di chiunque ponga il prossimo, come dire, come obiettivo del proprio agire. Quindi questa sera scendiamo subito a presentarvi sostanzialmente chi ci parlerà. Mi metto il foglio davanti, lo leggo perché ho paura di sbagliare. Il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL Cuneo 1, diretto da Francesco Risso, giusto? Il dottor Francesco Risso, molto bene. E abbiamo anche gli amici del Diapsi, che saluto, sono dall'altra parte del vetro che ci aspettano. Questa è una puntata un po' particolare, per intenderci ospitiamo tutte e due le realtà, perché insomma si avvicina una data molto importante, che è quella del 10 ottobre, poi spiegheremo il perché e il per come. In ogni caso, prima di tutto questa sera ci parleranno due amiche, Chiara e Maria. Ciao, benvenute. Ciao. Loro sanno già come funziona, probabilmente anche voi che ci ascoltate saprete già come funziona, ma ve lo spieghiamo di nuovo. Le realtà che si presentano qui da noi portano in dono una playlist che vi facciamo ascoltare. Quindi bando alle ciance, partiamo subito col primo pezzo e poi si va avanti. Che dici, yeah, Marco? Un Brunori così di brutto. Solito. Un Brunori, yeah. Vada. Vita così, che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio di parecchio. Capita così, che ti affidi all'ennesima dieta a un cantante che sembra un profeta, che ti dice che bella è la vita, anche se capita così. Anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare e senza fare rumore, senza darti un minuto per potergli dire che gli hai voluto bene e che ti manca da morire, anche se ormai sei grande e se sembri un gigante, ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi. E che tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. Perché capita così, ma non eri tu che il bello della vita è riuscire a rientrare in partito quando sembra finita, me l'hai insegnato tu. Felicità non è una colpa, e che puoi tornare a ridere ancora, ancora una volta, ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi. Che tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. E accade il miracolo, è un miracolo, accade in un attimo, è un attimo, una gioia che inganna di nuovo il tuo
ti fa dire che in fondo alla fine va bene, e alla fine va bene. Anche se e questo era Brunori. Capita così. Capita così. Cioè, è una cosa. Capita. Come dire, diciamo che l'imprevedibilità della vita, lo dicevamo prima, microfoni spenti, è forse una delle cose più belle e più brutte che ci siano, no? Quindi tante cose arrivano, nel bene o nel male. Quindi io partirei da questo e vi chiedo perché avete scelto Capita Così. Chi mi parla? Maria? Vai. Vado Maria, io. Parla. Abbiamo scelto Capita Così perché, insomma, in primavera ci è arrivata questa mazzata da non sappiamo da dove, come. E noi come educatori del Dipartimento di Salute Mentale, in particolare la zona di Savigliano, Fossano e Saluzzo, abbiamo cercato di reinventare un po' il nostro lavoro, perché in pratica ci siamo trovati come operatori che lavorano sul territorio a dover rimpostare le nostre attività, perché solitamente noi lavoriamo a domicilio piuttosto che nei centri diurni per fare delle attività insieme alle persone che seguiamo. Ecco, partiamo da questo. Chi seguite? Chi aiutate? Noi come Dipartimento di Salute Mentale ci occupiamo di persone che sono affette da disturbi mentali, che hanno vissuto o vivono ancora attualmente delle problematiche e quindi hanno bisogno di supporto. Ok. E solitamente sono loro, come dire, che vengono a trovarvi. Certo. Invece oppure noi nelle loro case. Ok. Però con il virus ci siamo trovati un po' in difficoltà, perché non potevamo andare se non proprio nelle situazioni di emergenza, quando proprio la situazione era difficile, e loro non potevano più frequentare i nostri servizi, perché per evitare assembramenti, insomma, ci siamo trovati in questa situazione un po' stramba. Certo, giustamente le cose capitano. E è nata una risposta, è nato un progetto? È nato un progetto che si chiama hashtag Io Resto Bujanen. Okay. È nato proprio da una proposta di noi educatori un po' al servizio, a cui si sono aggregate molte figure professionali. In questo progetto partecipano psichiatri, psicologi, infermieri, oltre che a noi educatori. Siamo una quindicina di figure professionali che si sono alternate in questi mesi e che hanno lavorato insieme. Il progetto di cosa parla? Il progetto ha voluto dare una risposta concreta di presenza quotidiana attraverso dei video. Abbiamo costruito tantissimi video, 2 al giorno per tutto il periodo del lockdown, e poi a scemare nel tempo abbiamo un po' diminuito la frequenza. I video servivano per dire alle persone che seguiamo tutti i giorni: noi siamo presenti, noi vi stiamo pensando, e dare un'impostazione di attività, anche se le attività di gruppo che facevamo prima in questo momento non si potevano fare, no? E quindi abbiamo fatto tutta una serie di proposte, dal corso di fotografia alle ricette, a dei giochi di parole, alla poesia, all'arte, tutta una serie di video che stimolavano le persone a rimanere attive. E le persone coinvolte sono tante, avevamo 57 persone che ci seguivano tutti i giorni e che si sono attivate con noi, perché poi mandavano delle risposte in modo ovviamente anonimo, perché si è scelto il canale della lista broadcast, e quindi le persone ricevevano sul loro telefono attraverso WhatsApp i video, e poi potevano rispondere, e noi nei video successivi utilizzavamo un po' le loro risposte per proseguire il cammino insieme. Perfetto, splendido. Ne ho fatto uno anch'io. Lo so. Infatti, è vero, avevamo un ospite. È stata una sorpresa. Sì. E da lì è nata una cosa che insomma è eccezionale, e noi, come dire, siamo felicissimi di poter trasmettere questa sera, perché tutti quanti la possano ascoltare. Cosa è successo?
è successa una cosa molto bella, la costruzione di una canzone collettiva. Ognuno dalle proprie case ha mandato dei testi, delle parole, delle frasi, e attraverso il lavoro poi di un nostro collega che è Gianluca, che ha anche delle competenze di musicoterapia, ha messo insieme tutte le parole che sono arrivate ed è nata Capriole di Fumo, che è questa nostra canzone. E noi in anteprima siamo si è sentito che sono piemontese. È uscito un pelino di anima piemontese, diciamo. E noi in anteprima presentiamo la nostra canzone Capriole di Fumo. Andiamo. Ascoltare Capriole di Fumo. Adesso vogliamo scendere un pochino nel dettaglio di questa canzone. Prima di tutto vorrei sapere, insomma, qual è il presente di Capriole di Fumo, l'abbiamo sentito, è qua. E il futuro qual è? Maria, mi dici tu? Hai degli occhiali strepitosi che si accendono. Sono meravigliosi. Hai visto che roba?
meraviglioso. Non posso fare pubblicità, non posso farvi li vedere, ma degli occhialini con la lucina che si appiccia, carinissimo. Allora, dimmi tutto. Allora, il futuro di questa canzone, vabbè. Innanzitutto oggi è il suo, avviene il suo lancio, il suo esordio. Quindi il suo esordio, speriamo che prenda il volo, non so bene come. E poi noi abbiamo intenzione di lavorare anche su un video. Stiamo contattando dei registi e insomma qualcuno che possa presentarci un lavoro in cui vogliamo far proprio venire fuori quello che è stata questa canzone, che è stata una cosa positiva in un periodo in cui eravamo tutti un po' tra il preoccupato, il disperato, il non sapere bene che cosa ci sarebbe successo. Ma è veramente un messaggio di questi piumini di incertezze che però portano a una situazione di tranquillità davanti a un camino. Quindi insomma sono testi, tra l'altro, appunto, come vi ho detto prima, scritti dalle persone che seguiamo, e quindi sono stati ancora più importanti per noi, perché E avete già definitivamente trovato un videomaker o avete bisogno di lanciare un appello? Noi siamo in radio, quindi siamo in trattative. Siete tra allora, io non so se riusciamo. Non vorrei mai, per carità. Però intanto diciamo grazie anche a Stefano Bon, che ci ha aiutato proprio nella realizzazione della canzone dal punto di vista tecnico dell'arrangiamento, e che quindi ci ha permesso anche di essere qui oggi. Bene, tra l'altro arrangiamento di altissimo livello, si sente molto bene, quindi bene. Che ha fatto un ottimo lavoro. Ormai la traccia io l'ho scaricata, quindi da domani entrerà in rotazione qui sulla nostra 24H, sappiatelo. Bene, se la volete indietro non ve la diamo più ormai, perché è troppo bella. Bene, molto bene. Allora, parliamo di una data importante. L'abbiamo accennato prima nella diretta Facebook, prima di iniziare, abbiamo detto un po' di cose. Il 10 di ottobre cosa succede? Allora, il 10 di ottobre è la giornata mondiale della salute mentale, è stata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ogni anno sceglie un po' un tema su cui riflettere, su cui sensibilizzare le persone. Quest'anno il tema della salute mentale, è anche in un'epoca in cui il Covid ha stimolato da questo punto di vista anche l'isolamento piuttosto che altre difficoltà, sicuramente viene chiamato ancora di più in causa. E, il tema un po' di quest'anno è quello di maggior investimento, maggior accesso per tutti e ovunque, everyone, everywhere. Quindi lo slogan ci invita proprio ad un'azione di lavoro concreto, di investimento a livello globale, quindi non solo a livello nostro locale, ma proprio a livello globale. Diciamo che il Covid, come dire, ha messo a dura prova la salute mentale di tutti. Di tutti, cioè, esatto. Quindi voglio dire, sicuramente è un tema che tocca un po' tutti, anche perché insomma lo dicevo prima con Marco, chi è che si può ritenere completamente, come dire, in salute da quel punto di vista? Non lo so, onestamente non lo so. In questa maggiore accessibilità rientra anche la prosecuzione del nostro progetto, perché noi abbiamo pensato, grazie agli stimoli ricevuti dai partecipanti della lista broadcast, abbiamo iniziato a poter pensare di organizzare dei corsi per l'utilizzo dello smartphone, perché molte persone non erano in grado di utilizzarlo appieno, e quindi in pratica abbiamo organizzato, e nel mese di ottobre partiranno appunto questi corsi per le persone che hanno fatto richiesta. Splendido. Perché questa cosa permette comunque l'accessibilità anche proprio alle informazioni. Certo, e quindi anche questo, insomma, siamo in linea anche con questo. Ovviamente anche questo, insomma, è uno strumento, lo smartphone. No, è una chimera non da poco, e soprattutto è allo stesso tempo uno strumento importantissimo e pericolosissimo, quindi insomma bisogna saperlo usare nel migliore dei modi. Infatti il nostro corso si chiamerà Sicuramente Connessi, dove dentro c'è anche un po' un gioco di parole proprio, non solo sulla sicurezza ma su tutta una serie di aspetti che ci toccano da vicino. Bene, allora dunque noi ringraziamo ovviamente Chiara e Maria di essere stati qua con noi. Ripeto, Capriole di Fumo ritornerà ancora sulle nostre frequenze virtuali. Passiamo già al prossimo brano. Nel frattempo c'è un giro di valzer, un cambio di persone. Marco, qual è il prossimo brano? Kate Perry con Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no
still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show them what you worth. Make them go as you shoot across the sky. Come avete sentito così nello sfondo, abbiamo i due nuovi ospiti che potrei presentare in un colpo solo, i Silvi, ma mi sembra abbiamo Silvio e Silvia, grazie di essere qua con noi. Grazie e ci parleranno di Apsi. Allora, faccio un passo indietro, sono le 18.28, siamo su Radio Brown the Rocks, questo è Humanity, abbiamo un numero a cui mandare i vostri messaggi, 349-192-7726. Siamo in diretta, direi che ho detto tutto. Hai detto tutto. Abbiamo un'app, mi raccomando. Abbiamo anche un'app. Abbiamo anche un'app. Detto questo, parliamo subito di Diapsi. Cosa fa la Diapsi? Chi è la Diapsi? La Diapsi è un'associazione di volontari, sì, in cui io e Silvia siamo soci, uh-huh, e che è nata per diffondere un po' di informazioni in merito alla malattia mentale, è nata per aiutare le persone che hanno dei disturbi psichici, è nata per supportare noi stessi, familiari di persone che hanno dei disturbi. È un'associazione dove ci si dà una mano in qualche maniera, che sia economica, che sia morale, che sia sociale, che sia anche solo andare a prendere un caffè con una persona che in quel momento ha un disagio. Certo. E niente, è una cosa utilissima, perché il mondo della malattia mentale ci lascia molto soli. Quindi avere qualcuno che ti dà una mano, sia tu persona affetta da disturbo psichico o sia tu familiare di una persona con quel disturbo, ti aiuta. È una cosa essenziale. Essenziale, direi. Sì, perché vivi proprio dei momenti molto bui e quindi avere qualcuno che ti è vicino, che sa qual è il tuo problema, ti fa guardare avanti. Sì, tante volte anche la condivisione aiuta molto. Ma il comune, diciamo, è mezzo gaudio. Certo. Diciamo che è così. In questo caso sicuramente, sì, come dire, è aiuta. Vero, sì. Bene. Allora, dove opera la Diapsi? Voi?
Allora, per intenderci, la Diapsi opera a Fossano, sì? Savigliano e Saluzzo. È nata come associazione nel 2000. Come diceva già Silvio, si cerca di divulgare il disagio mentale. Lo facciamo, sì, io e Silvio, alle superiori, andiamo all'università e andiamo a parlare. Cerchiamo di finanziamo dei progetti per la prevenzione del disagio mentale, indirizzato soprattutto ai giovani. C'è la Casa Azzurra a Savigliano, e lì appunto ci sono dei psicologi, e facciamo anche della ricerca con il dipartimento, nuovi interventi riabilitativi per i nostri ragazzi. Impastiamo tanto, diciamo. Sì. Si lavora tanto, sì, tantissimo. Sì. Allora, noi andiamo avanti, poi ci conosceremo piano piano meglio per il resto, nel resto della puntata. Adesso abbiamo due brani che arrivano uno dietro l'altro e poi ci racconterete perché li avete scelti. Volentieri. Marco. Iniziamo con Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa, la poesia. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. Oh mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare. Dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male. Curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi, silenzi. Giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie. Siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego, non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Stelle
cose che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Brown the Rocks. Join the club. Siamo in diretta sempre dagli studi di Radio Brown the Rocks. Questa era Elisa con A modo tuo. Bravo, vedi che ti ho detto poi spresenti, ma spresentare spresentare suona un po' male. Allora, abbiamo sentito due splendide canzoni e mi piacerebbe sapere il motivo, una per uno.
Vediamo un po'. Chi parte? Silvia? Parte Silvia. Vada Silvia. Abbiamo scelto I giardini che nessuno sa di Renato Zero, perché nella canzone c'è la frase: ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. Esattamente quello che proviamo noi, genitori, congiunti dei ragazzi che hanno dei problemi mentali, perché vorremmo dare a loro tutto quello che non riescono ad avere, non riescono a fare. Con la diapsi cerchiamo in qualche modo di essere sia gli occhi che le mani e il sostegno, logicamente per quanto è possibile, dei nostri cari. Certo. E questa canzone è stata scelta per questo motivo. Certo, e dal resto non solo, mi permetto di dire, non solo dei vostri cari, che stavamo parlando anche delle attività che fate, e fate anche in maniera che, come dire, possiate essere in qualche modo occhi, mani, occhi di chi sostanzialmente non ha la percezione di cosa succede in certe situazioni. Quindi cosa fate? Mi stavate parlando prima di quello che fate con le scuole, una cosa bella. Con le scuole andiamo con Silvio, andiamo a parlare all'università, andiamo a parlare alle magistrali, spieghiamo tutti i problemi inerenti alle famiglie, quello che proviamo noi come famiglie dei malati mentali. Sì, portiamo la nostra esperienza, esatto. Nel senso che, almeno io parlo per me, ma anche Silvia, quando siamo entrati in questo mondo eravamo totalmente beginner, non conosciamo niente di questo mondo, e la nostra missione è un po' quella di far conoscere agli altri cosa c'è, certo. Dove puoi trovare un supporto, dove puoi rivolgerti, a chi puoi rivolgerti. Quindi io sono già contento anche se solo una persona si ricorda di quello che dico, perché questa persona può avere quello che non ho avuto in passato, cioè non essere scioccato quando, certo, si trova davanti a una situazione davvero difficile, un Everest da scalare. No, è vero, quel genere di coscienza è molto importante, sì, insomma, sicuramente d'aiuto. Assolutamente, infatti non è solo una questione economica, cioè l'associazione dà una mano economica importante a tanti ragazzi, però è anche una questione proprio di portare a conoscenza la gente di cosa c'è dietro la malattia mentale e quali sono i supporti che puoi avere. Certo. Durante magari la fase critica, quando davvero tu non sai neanche, non hai la forza di alzarti dal letto tu come genitore o come parente, perché è difficilissimo. È difficile. Sì, sì, sì. E A modo tuo? A modo tuo è una canzone di quelle che le mamme piangono sempre quando sentono questa canzone. Io, da fratello di una ragazza che appunto ha un disagio, ho colto una frase, no? Sarà difficile diventare grande prima che lo diventi anche tu. Io sono dovuto crescere tanto, tanto, tanto per poter dare una mano a mia sorella, sono dovuto cambiare, ho dovuto dare le risposte che lei, di cui lei mi faceva le domande. E poi quando ha iniziato a sorridere di nuovo, quando ha iniziato a crescere lei, a riprendere, a sbocciare nuovamente, vedo quel sorriso che c'è al fondo della canzone, no? E quindi questa canzone è un po' un lasciare andare e accettare le persone come poi sbocciano, perché non, certo, sono più come prima, però sono nuove e a modo loro sono belle, sono, certo, sorridenti, sono diverse, però è una diversità positiva, certo, assolutamente. È una diversità che in qualche modo va assolutamente valorizzata. Va valorizzata, non va modificata, perché noi possiamo essere un supporto, possiamo essere l'ombra dell'albero, possiamo essere tante cose, però non dobbiamo cambiarli, dobbiamo sostenerli. Certo. E in questa canzone vedo molto sostegno, vedo molto lasciar vivere, naturalmente essendoci, non puoi non esserci, devi essere amico, genitore, fratello, sorella, banca, devi essere animale domestico, devi essere tante cose, però devi lasciarli sbocciare da soli. Certo. E così poi alla fine il sorriso arriva nuovamente. Sì. Bene. Adesso che ho visto questa interpretazione, no, ho cambiato completamente la mia idea su quella canzone. Veramente? Bene, questa sera porterò un nuovo ricordo su questa, su quella di... Di Zero c'ero abbastanza, perché però quella di Elisa mi ha dato una nuova chiave, visione. Elisa è la mia cantante preferita. Una nuova lettura, E allora adesso arriva Zucchero con Come solo all'improvviso. Il mondo io camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un altro uomo, e a tutti domanderò.
farà tanto male, che male che come il sole all'improvviso scoppierà. Quasi intervenire su questa canzone che, come dicevo, è Zucchero, uno dei miei cantanti preferiti, quindi insomma l'ascolto sempre molto volentieri. Allora, partiamo con la domanda di rito: perché questa splendida canzone? Il sole all'improvviso è un po' come il sorriso della canzone di prima, cioè quando hai la fatica, la stanchezza, il buio, cioè c'è molta oscurità all'inizio, quando si entra nella malattia mentale. Io parlo sia da parente che c'è la persona malata, no? A un certo punto arriva il sole all'improvviso e non te ne accorgi, però arriva, e dopo un temporale brutto, quel giallo insieme al grigio che è anche un po' sgraziato, no? Però arriva ed è un rinascere. E per me questa canzone è così, è una canzone di fatica, no? Camminerò finché, certo, i piedi mi faranno male. E i ragazzi camminano finché fondono le suole delle scarpe per arrivare a respirare nuovamente. E però quando escono dall'acqua arriva il sole, arriva la luce in fondo al tunnel, una cosa del genere. Noi l'abbiamo vista in questa funzione qua, è bellissima, cioè. Sì, veramente bella. E dal resto mi permetto di dare anche la mia chiave di lettura. Effettivamente trovo un po', se vogliamo fare un parallelismo con l'attività che tanti volontari fanno, no? In maniera veramente instancabile, e sono sicuro che anche in Diapsi così accade, insomma, e si dà sempre quel, no, quel passo in più, no? Finché i piedi mi faranno male continuerò ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta. Quindi, come dire, anche dal punto di vista del volontariato, ma sì, anche perché noi ci troviamo spesso dopo il lavoro, quindi tu lavori la tua bella giornata impegnativa, poi ti trovi con gli altri soci per studiare le varie cose, per portare le proprie idee, per decidere chi va da una parte e chi va dall'altra. Come dicevo, ad esempio Silvia fa una cosa bellissima, che è quella di andare al centro diurno. Lei rinuncia, come tanti altri rinunciano, ai pezzi di propria vita, fatica per altre persone, ma quello ti dà tanto. Cioè, fai fatica, certo, però hai poi il sole in cambio, hai, certo, la bellezza in cambio. Certo, certo. Ma quanti sono i volontari in Gapsi? Tanti, pochi, non saprei neanche io, perché poi alla fine un anno arriva... Chi sei tu? Quindi siamo tanti. Sì. Siamo, il peccato è che siamo nel 99% dei casi siamo familiari solo, non abbiamo persone che sono fuori da questo mondo, che magari hanno voluto unirsi a noi, anche perché magari non la conoscono, siamo qua apposta per farci conoscere. Giusto, giusto. Però siamo persone motivate, questo sì. Questa è una gran bella cosa. Facciamo una cosa, lanciamo un appello. Abbiamo i microfoni. No? Come si fa a diventare volontari in Diapsi? Come facciamo a entrare in contatto con voi? Cosa si fa? Basta googolare, cerca Diapsi. Googliamo. Diapsi Savigliano Fossano Saluzzo. Ci sono tutti i contatti per trovarci. Cosa implica essere socio? Implica magari andare a prendere un caffè con un ragazzo piuttosto che andare a fare la spesa con un altro. Cioè non si chiede neanche
una cosa complicata, è proprio, certo, un pezzetto di tempo. E poi ci sono anche cose un po' più particolari. C'è una signora di Saluzzo che organizza una gara podistica per raccogliere fondi, cioè uno mette un po' del suo e si fa, non serve niente di particolare, solo un po' di voglia. Pronti? Quindi lanciamo questo appello: chi ha un po' di voglia sa cosa fare, insomma, sì, si mette a googolare, googoliamo e si trova, e si trova di apps. Sì, sì, sì. Molto bene, molto bene. Andiamo dritti dritti verso la prossima, il prossimo pezzo. Questa è una scoperta anche per me, perché i Ratti della Sabina non li sentivo da non so quanti anni, quindi il Funambolo, un bellissimo pezzo che inizia con un intro di fisarmonica che ci andiamo a sentire. Vivo la mia vita sulla fune che separa la prigione della mente dalla fantasia. Il mio futuro è nel presente ed ogni giorno allegramente io cammino sul confine immaginario dell'orizzonte mentre voi, signori spettatori, mi guardate dalla strada, cuore appeso ad un sospiro per paura che io cada. Ma il mio equilibrio è in cielo come i sogni dei poeti, mai potrei vivere come voi che avete sempre la certezza della terra sotto i piedi. Sono maestro di pazzia e vola sulla corda la mia mente a rincorrere i pensieri, ad inseguire l'utopia di catturare almeno un oggi prima che diventi ieri, e provare a far danzare il tempo. Allora, un'esplosione di energia, che bello, che meraviglia. Ovviamente questo equilibrio è una cosa bellissima e grazie anche a voi, devo dire che insomma si sente, si può percepire l'equilibrio che in qualche modo siete riusciti a donare anche in periodi molto difficili, quindi così un po' a nome di tutti vi ringrazio. Grazie a voi. Veramente, come sentite magari dalle voci, abbiamo fatto un altro cambio ai microfoni, quindi è tornata a salutarci Chiara e insieme a Silvio io torno a dire vi ringrazio di cuore di aver partecipato a questa puntata di Humanity. Grazie per l'opportunità. Grazie davvero. Se volete fare un saluto, un appello, qualcosa, il microfono è vostro per una trentina di secondi. Allora, un saluto specialissimo a tutti i nostri Bujanen della lista broadcast. Vi abbiamo portati un po' con noi anche in radio. E vi salutiamo tutti, ovviamente, anche noi di qua da Brown the Rocks. Io invece saluto tutti i ragazzi che ci conoscono, la classica Bene. Cosa. Saluto gli altri volontari dell'associazione di Apsi. Saluto Maria Grazia, che non c'è più, però ci sente sicuramente. E se io sono qua, se Silvia è qua, grazie a lei. E grazie davvero a voi per questa occasione importante. Bene, è stata, guarda, una puntata che mi è piaciuta moltissimo. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio Marco che ci ha supportato. Grazie a voi, grazie a voi. Ed è stato veramente, insomma, come dire, una pietra su cui assolutamente fare affidamento. Sono grosso. Ma no, ma non dire così. Quindi, grazie a tutti, vi saluto. Martedì prossimo tornate su Brown the Rocks. Ovviamente Brown the Rocks ascoltatela tutta la settimana. Ma martedì prossimo ritorna Humanity e parleremo di corridoi umanitari.